Buongiorno a tutti. Innanzitutto mi sembra importante che si cominci a parlare della Puglia, perché, come giustamente diceva Giacomo, è un mondo che spesso viene sottovalutato. L'accordo che è stato fatto, tanto per dare dei numeri, per la regione Lombardia, riguarda circa 200.000 lavoratori. 25.000, 27.000 circa nella provincia di Bergamo, tanto per dare dei numeri. Quindi è un accordo importante. L'artigianato, per sue caratteristiche, è difficile che si possa realizzare degli accordi tipo aziendali, visto che la media degli occupati è attorno al 3% per l'azienda. Quindi l'unica strada per avere un recupero del potere d'acquisto e un potere economico da parte dei lavoratori è attraverso accordi di welfare territoriali che permettono di raccogliere le risorse necessarie a venire incontro ai bisogni sempre crescenti delle persone in una situazione, come abbiamo visto, di calo delle risorse finanziarie statali e demografico. Allora, devo dire che la bilateralità che si esprime sia nel contratto nazionale e con questi accordi di contratto regionale sta nel DNA della CISL. È una cosa che fa parte di noi. CISL è stata voluta e spinta dai territori e egregiamente realizzata dalla struttura regionale. E questo bisogna dirlo, dobbiamo riconoscerla. Noi ci abbiamo sempre creduto, fa parte importante del nostro essere e continueremo, spero, con sempre maggiore energia su questa strada. Dobbiamo capire però l'artigianato, il suo peso, il suo valore. Questo siamo un po' indietro. I dati che ho detto, 200.000 dipendenti, fanno pensare alla platea dei lavoratori a cui si rivolge, che sono trasversali, vanno dagli acconciatori estetiste al meccanico, al tessile, al lapideo, quindi riguardano 8 contratti, 8 categorie. Questo, il fondo UILA, che è stato costituito da un'idea che è nata nel 2008, proprio qua da noi, è stata sviluppata nel 2013, nel 2015 è iniziata la contribuzione. Nel febbraio 2016 il fondo è diventato effettivo. Il fondo che cosa prevede? Prevede due tipi di prestazioni. Una prestazione di tipo sociale e delle prestazioni di tipo sanitario. Questo fondo non è in competizione con fondi nazionali, bensì li integra e copre degli aspetti che la bilateralità nazionale non copre. Il fondo è appena partito, le prestazioni che sono stabilite vanno da apripista, verranno a secondo delle esigenze dei dipendenti che ci verranno indicate, potranno essere modificate, variate nel corso del tempo, in modo da renderle sempre più aderenti ai bisogni delle persone. I temi che ricalca sono di due tipi, come dicevo, uno sociale, e anche qua faccio un piccolo passaggio. Nel sociale è previsto anche un contributo ai dipendenti che hanno genitori ricoverati in strutture RSA, quindi non direttamente al dipendente, ma aiuta la famiglia del dipendente. Poi si passa da contributi per l'asilo nido, contributi per l'acquisto dei libri o l'iscrizione al secondo anno di università, ce ne sono molte altre, quindi l'apprendista che raggiunge la qualifica ha un premio, un contributo. Quindi questo aspetto cerca di venire incontro dei bisogni delle persone nell'aspetto sociale della loro vita. L'altro aspetto invece è quello di integrazione alle prestazioni sanitarie, quindi attraverso questo
fondo è possibile avere il rimborso dei ticket, integrale del ticket, fino a 500 euro l'anno. Si integra con il fondo nazionale che prevede 700 euro all'anno. Quindi stiamo cominciando a parlare di cifre che diventano importanti in una famiglia. Non sto a elencare tutte le prestazioni, anche perché la cosa diventerebbe lunga, hanno tante sfaccettature, ma quello che voglio sottolineare è che si cerca con questo fondo di dare risposte a tutti i bisogni, sia nella vita quotidiana che purtroppo nei casi di necessità, privilegiando chi ne ha veramente bisogno. Cioè, nel momento in cui un dipendente si trova di fronte a una situazione grave sanitaria, il fondo interviene e dà una mano importante. Faccio per esempio: nei casi in cui un dipendente per il malattia o l'infortunio superasse i 6 mesi di contribuzione di malattia e quindi non avrebbe più un contributo economico né dall'INPS né dall'azienda, il fondo interviene pagando 20 euro al giorno per altri 100 giorni. Non risolve la vita, però dà un grosso aiuto. E comunque è un segnale che si presta attenzione a questi bisogni. La signora, la donna, il padre, la madre che richiedono un congedo parentale, quindi al 30% per 6 mesi, possono avere attraverso questo fondo un rimborso di 20 euro al giorno per 90 giorni. Quindi anche questo è un aiuto importante nel tema della conciliazione vita-lavoro. Mi possono aiutare a fare delle scelte, perché mi permettono economicamente di aumentare il mio reddito. Queste sono le finalità del fondo. Il fondo viene, la contribuzione è a carico delle aziende con 5 euro al mese per ogni dipendente. 1,50 euro che va a coprire le spese sociali, 1,50 euro che va a coprire, e 3,50 euro che va a coprire l'integrazione del fondo sanitario. Attualmente il fondo è previsto soltanto per i lavoratori dipendenti. È intenzione delle parti costituenti, quindi sia sindacali che datoriali, estenderlo in un prossimo futuro anche ai familiari dei dipendenti e ai titolari di impresa. Questo fondo nasce da una contrattazione fra le parti sociali che lo costituiscono, quindi come dicevo sindacali e datoriali, che ne hanno la gestione. La gestione viene poi distribuita sul territorio attraverso gli sportelli sindacali di entrambi le parti costituenti. Quindi il dipendente avrà la possibilità di fare le richieste di tipo sociale soltanto attraverso gli sportelli di tutte le parti costituenti. Noi dalla CISL abbiamo attivato in questo momento sportelli qua a Bergamo e a Treviglio, come diceva esattamente Giacomo, con l'intenzione in un prossimo futuro, vedendo anche l'andamento, è quello di estenderlo e rendere partecipi o compartecipi anche le categorie, che mi sembra molto importante. Comunque la gestione di queste richieste sociali viene fatta attraverso gli sportelli. Le richieste sanitarie possono essere fatte sia attraverso lo sportello, sia individualmente attraverso una password e username che è stata inviata a tutti gli aderenti. Quindi è partito secondo un tranche di lettere a tutti i dipendenti, in cui si comunicavano i loro credenziali per accesso al sito, quindi lo possono fare velocemente, individualmente o attraverso gli sportelli sindacali. C'è da dire che la difficoltà è in realtà quella di mettere a conoscenza tutte le persone che ne potrebbero usufruire di questo strumento, che è un strumento importante della bilateralità. E quindi il nostro impegno deve essere quello di cercare di diffonderlo il più possibile. Capita spesso di incontrare le persone che non sanno neanche
che cos'è, i diritti che loro hanno, perdono delle opportunità economiche per mancanza di conoscenza. Qualcuno la lettera l'ha presa come il solito avviso pubblicitario, l'ha cestinato, quindi anche concettualmente riuscire a far capire ai dipendenti, in questo caso delle aziende artigiane, che un aspetto importante del loro rapporto di lavoro è quello che deriva anche dagli enti bilaterali, dalle prestazioni che loro offrono. Questo è il nostro impegno e cercheremo di farlo, di svolgerlo nel miglior modo possibile. Grazie.